Però a Roma cosa debbono fare? Senza nemmeno capire che dovrebbero far funzionare il loro gruppo europeo o dovrebbero fare il sistema Italia, come fanno i tedeschi, come fanno i francesi, come fanno i portoghesi, come fanno gli spagnoli. A noi manca il sistema Italia. Noi siamo stati eletti da Fratelli d'Italia, dai PD, signori. Cioè, dobbiamo rieducare, purtroppo abbiamo troppi ex disoccupati in politica. E come si sono spaventati tanti che sono usciti dal nostro Parlamento, dove la democrazia è arrivata con la riduzione dei parlamentari. Strano che la democrazia arrivi riducendo i parlamentari. Dovevamo aver guadagnato 60 milioni. A conti fatti quest'anno ne guadagniamo 6 di milioni, perché le spese che facciamo per tutti ormai hanno assorbito quei 60 milioni. Quindi la grande truffa della non democrazia nazionale è la grande truffa a questo punto delle elezioni europee. Io credo che i cittadini italiani si debbano svegliare, credo che i cittadini toscani, che sanno leggere e scrivere dal 1805, il 95% dei toscani sa leggere e scrivere, ci dobbiamo svegliare. Non dovete votare a destra e a sinistra, dovete votare l'unico liberale di sinistra e di destra che c'è in Italia, si chiama Stefano Baldelli, perché sono l'unico che oggi fa politica rinunciando a milioni di euro ogni anno per prendere la misera cifra, e dico misera, di 120.000 euro l'anno. Dice, ma come fai a dire questo? Io ne guadagnavo 4 di milioni l'anno, quindi posso permettermi di dirlo. Certo, la Schlein, la Meloni, Tajani guadagnano solo i soldi che gli arrivano dalla politica che hanno fatto negli ultimi anni, non hanno altro. Quindi la differenza c'è. Io sono un uomo del popolo, partito da Shanghai, passato per Colle Salvetti, poi Torretta Vecchia, poi Firenze, poi Beirut, poi Roma, e adesso sono qua a fare il politico dopo aver pagato però 2.000-2.500 stipendi tutti i mesi con un indotto di circa 7-8.000 persone, con una serie di persone che si sono accorte di me da quando faccio politica, sono diventato anche un uomo cattivo che comunque i soldi li ha rubati. Se l'avessi rubati non me l'avrebbero trovati in tasca, cioè me l'avrebbero trovato in un'altra parte. Poi, siccome non sono manco scemo, non mi avrebbero manco trovato me. Purtroppo questa è una nazione poco democratica. Ieri abbiamo avuto un atto di grande democraticità quando abbiamo visto